Senatore Irto, oggi a Lamezia un'iniziativa intitolata Il Libro Bianco della Calabria, cioè un tentativo di mettere insieme quelle che sono state le iniziative sia della segreteria regionale che del gruppo alla Regione Calabria, ma soprattutto di fare una fotografia di quello che non va da parte proprio del governo a guida centrodestra. Sì, è un'iniziativa del gruppo regionale, dei consiglieri regionali, di 2 anni di attività, 2 anni di opposizione, 2 anni di racconto del dramma di quello che il centrodestra non è riuscito a fare e non sta riuscendo a fare, ma anche la possibilità nel libro di una prospettiva, di dare un'idea di Calabria diversa, di dire per esempio le proposte legislative che il gruppo ha fatto, tantissime. Insomma, il racconto di 2 anni impegnativi d'opposizione, ma anche con la capacità di dare una prospettiva vera a questa terra. Il centrodestra non governa la regione da 4 anni, serve un'alternativa, quell'alternativa il gruppo del Partito Democratico si sta caricando la responsabilità di costruirla pezzo dopo pezzo, passo dopo passo. Quali sono secondo lei i settori più critici del governo regionale? Penso alla sanità ad esempio. Tanti, troppi, ma sicuramente il tema probabilmente più drammatico in questa terra di sempre è la questione della sanità. È una vera e propria emergenza nazionale, ogni giorno ci vengono purtroppo raccontati dati allarmanti, la migrazione sanitaria continua ad aumentare, reparti chiusi, non si danno risposte celeri, liste d'attesa che continuano ad aumentare drammaticamente, è uno stato d'emergenza nazionale e continuare con una narrazione che dice il contrario solo per avere qualche like su Facebook da parte del commissario alla sanità e presidente di regione è ancora più drammatico. Noi chiediamo risposte serie, anzi abbiamo offerto anche una mano, abbiamo dato una mano, abbiamo chiesto di poter dare una mano in Consiglio regionale, portare una riforma della sanità, portare delle riforme strutturali e in quel caso il Partito Democratico si può caricare la responsabilità di un impegno per migliorare le cose, ma così com'è non va e serve un'alternativa e serve soprattutto coraggio per cambiare le cose perché purtroppo i dati ci dicono che la Calabria sta affossando da tutti i punti di vista.